Buonasera, spero che si sente perché stasera il buon Luciano era troppo stanco e quindi poi mi ha detto la verità che sua moglie l'ha precettato che doveva che stasera toccava a lui cucinare e quindi non è potuto venire. Ci siamo arrangiati, qua stiamo per ora anche sistemando, stiamo guardando documenti, stiamo sistemando un po', stiamo facendo le valigie come si suol dire, i pacchi, le cose, come capita sempre in queste circostanze. D'altronde abbiamo visto il buon presidente Mattarella che ha preparato valigie, materassi, cose eccetera. Certo, poi lui è ritornato lì, ma non è il nostro caso ovviamente ora. Poi col voto popolare naturalmente confidiamo anche in questo. La diretta di questa sera nasce da una lettera d'amore che ho ricevuto stamattina e alla quale abbiamo voluto rispondere immediatamente. Abbiamo dato mandato all'assessore Musolino, che tra le tante cose è assessore anche al contenzioso, per dare subito quella che esprimere subito una presa di posizione su una vicenda paradossale. L'ho definita una porcheria e lo ribadisco che è una porcheria per quanto mi riguarda. Riceviamo questa nota che ora vado commentando insieme a Daphne e poi Daphne darà anche una spiegazione della risposta che abbiamo preparato. Oggetto scrive, udite udite, all'improvviso. Come mai non avevano scritto prima Daphne intanto? Perché aspettavano di vedere probabilmente come sarebbe andato a finire il piano di riequilibrio. Ah sì? Penso io, da quello che leggo credo di capire. Cioè hanno aspettato 3 anni e ora? Credo di capire che insomma ci sia così, come dire, voce, Daphne, credo voce. Di capire che insomma, come dicono loro esordiscono così, abbiamo appreso dalla stampa. Abbiamo appreso, allora. Vogliamo dire la nostra. Lo sapete chi ci scrive? Udite udite, dopo 3 anni si fa... Io non lo conosco, non si è mai presentato al mio cospetto, a meno che io ricordi, non mi ha chiesto a me di parlare con me. Fallimento Messina Ambiente Spa, curatori, prof. Paolo Bastia, trattino avvocato Antonino Mazzei. Mandano questa lettera stamattina al Comune di Messina. Aprite le orecchie perché sentirete delle cose sbalorditive, che definire porcherie è un complimento. Oggetto. Disponibilità definizione crediti Messina Ambiente. Nella qualità di curatori del fallimento Messina Ambiente Spa, prendiamo spunto da notizie apprese dalla Gazzetta del Sud di ieri, 1 febbraio 2022. Quindi loro stesso dicono che si sono sentiti solleticati o sollecitati. Evidentemente. Da che cosa? Come è stata definita la mossa del cavallo del sindaco De Luca? Esatto. Meglio mossa del cavallo che chi dà di scecchi. Abbiamo preso atto dell'impegno dell'amministrazione comunale per rendere approvabile il piano di riequilibrio, anche ricorrendo a geniali equilibrismi numerici oggettivamente quantomeno discutibili. Chi cazzo siete voi per dire queste cose? Non lo so, onestamente. Perché questo è un giudizio politico che obiettivamente non so a dei curatori. Sono curatori? Sì. A dei curatori che rappresentano quindi il tribunale. Certo. Di esprimere giudizi politici. È molto preoccupante. Complimenti. L'ufficio fallimentare, leggo testualmente, non può rimanere insensibile di fronte a questo impegno che coinvolge la collettività ed è persuaso che il risultato possa essere più agevolmente raggiunto
attraverso la individuazione incontestata delle passività del comune in ordine a crediti controversi. Cioè, ci pare che abbia arruolato Giocondo e prendeva e copriva tutte le porcherie e latrocinio degli ultimi 20 anni di questo comune. Ora vedrete cosa scrivono questi signori. Niente di diverso da quanto il comune di Messina ha ritenuto di fare con la definizione con la impresa Schipani, attraverso una transazione raggiunta a dispetto della lesione della garanzia patrimoniale che, ai sensi dell'articolo 2740 codice civile, beneficia i creditori e quindi anche Messina Ambiente. Cioè, siccome noi abbiamo chiuso un accordo, come sapete bene, con Schipani, l'abbiamo chiusa l'altra notte, il 31 notte, sì. Ore 23:35 circa, sì. Dove abbiamo fatto risparmiare al comune di Messina 40 milioni di euro, perché la sorte capitale era 40, 20 erano gli interessi, e noi abbiamo chiuso a 20 milioni di euro, una cosa che si trascinava da circa 25 anni. Loro che dicono, siccome hai chiuso quell'accordo, ci stai sottraendo soldi per pagare le nostre pretese, sostanza che è chista, no? Sostanza, sì, è chista, certo, no? Cioè, vorremmo che tu chiudi qua, chiudi là. Mannaggia, non nell'asse. Non cucio solo, nell'asse. Insoddisfatti, diciamo. Insoddisfatti. Ma che cosa vogliono questi qua? Ora lo scrivono loro stessi, attenzione. Ah, vi dico in anteprima che domani mattina ci sarà una diretta che si occuperà dei Canuzzi. Ecco, così anche chi sta per scrivere dei Canuzzi, domani ci sarà una diretta sui Canuzzi, va bene? Oh. Andiamo avanti. Per concorrere per quanto possibile al risultato cui l'amministrazione sta impegnandosi, ma mi pigliamo culo ora, ma capire. La curatela conferma di volere pervenire ad una transazione per i crediti che qui si elencano. Pensate un po'. Alcuni direttamente dello stesso comune, altri relative alle prestazioni di servizi ai quali è obbligato per le scelte da esso comune disposte, quale socio di Messina Ambiente e di Ado Messina 3. Quasi quasi, se c'erano pure caffè da pagare in qualche bar, potevamo chiamare in causa sempre il comune di Messina, no? Udite ora i crediti a cui fanno riferimento. Ancora non ho capito, ma in questi anni hanno tentato di fare una transazione al 50%, al 40%, no, al 30%? No, mai. No, mai! Anche perché questa è la prima nota che io leggo. Sì, formale così, sì. Avete capito? Cioè, finora, tanto, paga pa' cappedazzo, no? Giusto? Tiriamo questi incarichi per 20 anni, 30 anni, tanto paga cappedazzo. Come cappedazzo ora è finita, e allora ecco qui la presa di posizione e il giudizio valoriale che viene espresso sulle nostre operazioni. Bravi. Andiamo al dunque, guardate cosa vorrebbero pagati. Prendete carta e penna e prendete poi il pallottoliere, facciamo le somme. Cosa vogliono questi signori? I crediti della curatela Messina Ambiente sono relativi, attenzione, importi di cui alla CTU dottor Morganti nel giudizio numero 1270/2010 Tribunale di Messina. Chi è sta cosa? Questa è la causa che ha promosso Messina Ambiente nei confronti di Ato, con la quale Messina Ambiente ha chiesto ad Ato il riconoscimento di queste fatture. Aspetta che già ne confondemmo. Allora, chiariamo. Messina Ambiente era la società di servizi che si occupava della raccolta dei rifiuti a Messina. Va bene, ora c'è Messina Servizi, quindi Messina Ambiente, Messina Ambiente era la società di servizi che si occupava della raccolta dei rifiuti. Va bene. Lato 3,
Che cos'era? La Dodrè è la società d'ambito che è stata costituita per legge, che si occupava lei dei rapporti dei servizi di igiene ambientale e li svolgeva tramite la Messina Ambiente. Ma chi era il proprietario del lato 3? Il proprietario del lato 3 era il comune di Messina al 98% e per un 2% la città metropolitana. Oh, l'ex provincia. L'ex provincia, sì. Quindi il comune aveva socio 98% lato 3. Sì. Dopodiché 99%. Aveva al 99%, non so quanto, c'erano... E il 99% no, Messina Ambiente. Un 1% era diviso tra Taormina e il comune di Etneo. Adesso amico, Tremestieri Etneo. Tremestieri Etneo. Ok. Allora, ora vi dico l'elenco dei soldi che vorrebbero, attenzione, eh. Crediti per fatture emesse anni 2007, 2008, 2009 per 900.000 euro 743. 2007, 2008, 2009, non ne parliamo da preistoria, quasi. Minutolo, tu che sai tutte cose, ma qua era sindaco tra due periodi? 2007, 2008 e 2009, controlla la Treccani e poi ce lo dici. Vediamo se lo scopri prima tu o chi ci segue in diretta. Dopodiché, attenzione, importi per fatture da emettere anni 2008 e 2009 per il valore di 18.034.166. Cioè, signori, da emettere, ma che aspettavano? Oh, cretino di turno qua. Fatture da emettere nel 2008-2009 per 18.034.166. Ma non è finita qui. C'è un mix? Che vuole dire c'è un mix? C'è un passaggio da Francantonio Genovese dal 14 dicembre 2005, poi c'è il commissario Sinatra e poi Buzanca. E Sinatra e Buzanca, quindi c'è... Il 4 ottobre 2007 insieme dopo Sinatra. Poi, quindi Genovese era il 2005, credo fine 2005, poi c'è Sinatra a 24 ottobre 2007, ottobre 2007. A cavallo fra Genovese e commissario, e poi al 20 giugno 2008 e poi a giugno 2008 si inserì a Buzanca. Questo così è solo per capire un attimino la storia, no? Cercare un attimo di ricondurre le cose e contestualizzarle, attenzione, certo non c'ero io allora, manco tu. No, proprio. Quindi 18 aspetta, milioni... oltre a, quindi 920.000 euro 743, più 18.000 euro e sono questi qua milioni. Fatture emesse, poi fatture da emettere 18.034.166. Dici, mizzica, ma non è finita qui, aspettate, che se maggiorati degli interessi commerciali ammontano per capitale di interessi a oltre 37 milioni! Però se le fatture non sono emesse non ho capito come fanno a conteggiare gli interessi. Ma che c'entra? Che tu stai parlando qua con professore? Ma come ti permetti? Ma chi sei tu? Questo dubbio, ora, ma tu chi sei? Scusami. Ora arrivi tu, Daphne, avvocato di provincia, così, manco di quartiere, di villaggio, e parli che gli interessi commerciali non maturano se non viene messa la fattura. Io così sapevo. Ma tu hai letto, hai studiato in un libro sbagliato. Se lo dice il professore, tu ci devi credere. Perché rappresentano la curatela. Perfetto. Ed è legge quello che dice la curatela, avete capito? È legge. Faccio ammenda. Quindi, primo rigo qua, prima botta, 37 milioni di euro. Ma non è finita qui, aspettate. Importi per le prestazioni rese anni dal 2012 al 31 dicembre 2016. Consultiamo il nostro oracolo Minutoli. Minutoli, dici nel 2012 chi c'era sindaco? Studia, cerca, non ti preoccupare. Chi c'è? Vediamo qua se lo sanno loro. E poi dagli anni 2013 al 2016 qui c'era sindaco. Nudo. Allora, 2012. Croce, vedi, c'era un commissario. Il 7 settembre 2012 è arrivato il commissario Croce.
A fine del 2012 c'era Croce, eh? Prima c'era Buzzanca, poi c'era Croce fino al 17 settembre 2012. Sì. E poi il 25 giugno 2013 si è insediato. Quindi da giugno 2013 a Corinto. E poi il 26 giugno 2018. Oh. Sempre per contestualizzare, eh? Attenzione. E allora importi per le prestazioni rese dal 2012 al 31 dicembre 2016. Euro 17.780.000. 17.780.000 euro. No euro. Euri. Euri. Ma non è finita qui. Sempre tanti quanti indicati nella relazione di attestazione depositata nella procedura di concordato preventivo. Poi ci sono i spiccioli. 243.000 euro perché hanno migliorato l'immobile di via Salandra. 96.000 euro perché sono intervenute nelle isole ecologiche. Poi 714.000 euro e 900 perché hanno fatto un progetto della discarica di Pace. Tutti questi importi diverrebbero oggetto della definizione transattiva. Cioè, voi vorrei fare la transazione con mia? Di queste cose? Ma che avete in testa? Ma cosa avete in testa? Completiamo. E ora vi spieghiamo. Tu sto magheggio della triangolazione, tutto questo accordo con questo... Tu ce l'hai presente? Studiaste certo. Stanotte? Sì, sì. Benissimo. Ora vi spiegheremo i magheggi che ci sono dietro. Se lo sguardo dell'amministrazione è rivolto al fallimento, inteso come entità morta, si commette l'errore di ritenere le voci di cui sopra mere espressioni numeriche. Ma se il pensiero viene rivolto a considerare che quelle cifre sono crediti dei lavoratori, compensi di imprese artigiane, corrispettivi dei fornitori, un'amministrazione che dimostra tanta attenzione alle esigenze della collettività non può trascurare per un verso gli effetti positivi di non poco conto che cifre ben definite rappresentano per il tessuto economico del territorio, per altro verso gli effetti negativi per la collettività di un piano di riequilibrio denso di crediti in contenzioso nel momento in cui questi con il loro peso investiranno il comune di Messina. Ah sì, e non la capia sta menaccia. Cioè, qua si dovrebbe aprire una bella inchiesta e capire chi è che ha generato questi presunti debiti che sono quasi 40 milioni di euro sommando le varie cose, anzi di più, 37 milioni rigo di sopra, più 17,8, più gli spiccioli. Signore, qua ce ne andiamo a 60 milioni di euro. 60 milioni di euro. Signori, e chiude questa lettera. Pur nel limitato tempo a disposizione, perché voi pensate che io ora vi cecco, tasti proprio, non vedo l'ora, no? Cioè io non avevo che fare, ora vengo e cerco voi. Per fare che cosa? Non ho capito. Cosa dovrei fare? Ora ve lo diciamo, perché lo stiamo mettendo per iscritto, quello che faremo. Quindi pur nel limitato, quindi la minaccia qual è, professore? Che i crediti in contenzioso nel momento in cui questi con il loro peso investiranno il comune di Messina. Ah sì, e ora vediamo. Finora vado attaccato ciambe. Ora vediamo a cosa vi attaccate. Pur nel limitato tempo a disposizione, la curatela dà assicurazione che ogni procedura tesa al raggiungimento di una soluzione vedrà l'ufficio concorsuale agire con la massima celerità. Ma ci vinno ora, premura? Sì. Cioè, ma per 3 anni che ufficio? Avevo un giudizio. Daffine, quindi che ufficio per 3 anni chiesti? Ogni
tanto così mandavano un'ambasciata, vedete che il credito è grosso. Poi ma ci per la mandavano anche... col piccione viaggiatore, con la colomba, con che cosa? Sì, ci mandavano a dire, poi ci sarebbe anche il mancato guadagno, puro, perché non pagando... Certo, danni morali, danni... La società non ha potuto svilupparsi. Mizzica, si continuava a sviluppare così. Mizzica, ah! Mizzica, la curatela potrà anche dare contezza dell'esperimento di questa trattativa, se sarà tenuta in considerazione dall'amministrazione, con una nota che vi verrà trasmessa ed ostensibile alla Corte dei Conti. Scrivete direttamente alla Corte dei Conti. Scrivete invece. Scrivete. Allora, Daphne, vogliamo chiarire cosa stiamo scrivendo? Tanto l'hai preparata tu e la sai a memoria. Intanto precisiamo, perché chiste a noi non ne vanno ciccare niente, e soprattutto cosa avevano messo in piedi la precedente amministrazione e come il Tribunale ha reagito a questo gioco delle scatole cinesi. Prego. Allora, Sindaco, quando noi ci siamo insediati, cosa abbiamo trovato? Un rapporto in trilaterale studiato proprio a tavolino, faceva parte di una serie di delibere che avevano state approvate anche dal Consiglio Comunale, per le quali la Messina Ambiente vantava un credito da ATO e ATO a sua volta diceva che questo credito era dovuto al fatto che Messina, che il Comune di Messina non gli aveva pagato i soldi per questi servizi che ATO aveva chiesto a Messina Ambiente. Quindi la prima cosa da chiarire è che non è che il Comune chiedeva a Messina Ambiente di fare le prestazioni, glielo chiedeva ATO. Fermati. E il triangolo no, come dice la qua invece c'è, no? Un triangolo. Aspetta. Allora. Il Comune di Messina a chi chiedeva lo svolgimento dei servizi di raccolta del rifiuto? Al lato. Che allora in quel periodo problemi che di rifiuti, legge... ti ricordi? In quel periodo problemi di rifiuti non ce n'era. No, era pulitissima, tutto a posto. Tutto a posto, lo dice la storia, attenzione, tutto a posto, giusto? Quindi il Comune commissionava al lato. Neanche l'ATO per legge, istituita per legge, gestiva i servizi di igiene ambientale. E come l'ATO come li potevano gestire questi servizi? O in modo diretto, assumeva direttamente le maestranze, i mezzi, eccetera, e ci sono delle ATO che li hanno fatto. L'ATO 4, per esempio, faceva così. L'ATO 3, invece, che cosa faceva? Per fare svolgere questi servizi nel Comune di Messina si avvaleva della società Messina Ambiente. Che sorte, si avvaleva di cooperative. Che a sua volta poi si avvaleva anche di cooperative, aveva propri dipendenti e rapporti anche con esterni. Ok. Questi rapporti però non erano regolati da un contratto di servizio tra il Comune di Messina e Messina Ambiente. Il contratto ce l'aveva ATO con Messina Ambiente, noi non c'entravamo. Cioè il Comune di Messina non aveva nessun contratto? Non aveva un contratto con Messina Ambiente, no. Con Messina Ambiente? No. Tanto è vero... Ma stai scherzando? No, è la verità, tanto è vero che E le fatture, scusa, loro, le fatture di chi le mettevano? Di ATO. Come? Di ATO. Professore! Tanto è vero... Ma vai a cercare l'ATO, scusami, professore. Ma tanto è vero che la causa è promossa nei confronti di ATO. Poi è ATO che costituendo... Aspetta un attimo, aspetta. Sì, sì. Chiariamoci, guardate qua che ciacchiggio che c'è. Allora, le fatture di cui qua il professore dimentica di precisare... Infatti lui dice... Dimentica. E quelli che dovevano emettere per 18 milioni, siccome su Kung Fu Nero non sapevano più a chi le dovevano emettere, probabilmente... Quindi queste fatture comunque sono state emesse nei confronti del lato 3. Esatto. Giusto? Esatto. Non nei confronti del Comune di Messina. No. Intanto. Oh. Il contratto di servizi tra Messina Servizi e il Comune non esisteva. No, scusami Sindaco, più precisamente, le fatture riguardano gli anni dal 2008 al 2009. Queste prestazioni non ci sono neanche le fatture, come vedi. Non ci sono fatture emesse. Queste sono state semplicemente rese e la società si iscriveva in bilancio. Ma tipo Abutia. Esatto, mi devi dare 8 milioni perché ho fatto questi servizi. Ma non è che emetteva fatture. Addirittura. Esatto, le fatture le mette e fino a 2009. E sta CTU Morganti, chi è in relazione a queste allora, fatture? Allora, a un certo che punto, Messina Ambiente, nel 2010, decide di citare in causa ATO per recuperare le somme dovute fino al 2009. Giustamente, se la fa nel 2010, le chiama prima del 2009. ATO a sua volta dice, ma io non ti ho pagato perché è stato il Comune di Messina che non mi ha dato queste somme. Cioè parliamo sempre di stessi cose, sì, ah.
il comune di Messina proprietario di là, proprietario di qua, esatto, scatole cinesi, eccetera. Intanto si facevano i debiti, no? Si facevano i debiti perché, non essendo il rapporto regolato da un contratto, non venivano appostate in bilancio le somme, è una spesa fuori controllo. Ognuno si alzava e diceva: ma senti, ma che fai? Gliela puoi pulire la piazzetta che c'è là? E scrivemo tale bretta, sì, poi qualcuno pagherà. Poi ogni tanto si bloccavano i mezzi, ogni tanto la spazzatura arrivava fino al secondo piano, ogni tanto succedevano delle cose. Ma senti, cose. Ma Messina Ambiente li pagava i contributi ai dipendenti, agli operai, eccetera? E allora anche questo è un grosso problema, perché poi perché cosa Messina Ambiente viene dichiarata effettivamente fallita? Perché ha un grossissimo debito nei confronti dell'erario, che ammontò a 70 milioni di euro. Quanto? 70 milioni di euro. Ce non hanno mai pagato contributi? 70 milioni di euro, ragazzi. 70 milioni. 70 milioni di euro. E, queste, quando... e questa società ha fatto servizi fino a tutto il 2016. Fino a tutto il 2016. Poi è arrivata... Stile ATM, sì, qua eravamo, sì, no? Poi è arrivata la legge 9, la legge regionale 9-2010, come modificata da quella del 2012, erano state costituite, ma sono diventate operative, le SRR. Nel frattempo il Comune di Messina ha costituito la Messina Servizi e grazie alla siamo legge nel 2017. 9, e siamo nel 2017 viene fatta e grazie alla legge 9 che cosa succede? I dipendenti di Messina Ambiente che erano stati assunti entro il 2009 passano all'SRR che li cede a Messina Servizi e li salvano. E però va detto che questa cosa salva tutti, tutti i dipendenti. Per carità, okay? È questo qua. Non la nostra discussione non è sui dipendenti, ovviamente. Questo fallimento quindi riguarda soltanto crediti per forniture di servizi, non riguarda, chiariamolo, i dipendenti. Questo è un rapporto diverso. Scusa un attimo, però mi viene un sospetto, permetti. Tu hai partecipato a un'assemblea del lato 3. Sì. E io ti ho delegato a partecipare per conto mio e ti ho detto: mi sono stancato di sprecare soldi ogni anno per questa specie di ato 3 che non serve più a niente. E ti ho detto: tirate le somme, se non ci sono le condizioni per ripianare tutti i debiti, mandato a procedere a richiedere la dichiarazione di fallimento. Esatto. Giusto? Sì, perfetto. Che cosa hai fatto in assemblea tu? In assemblea ho detto questo al liquidatore e ho detto: le somme che voi credete di vantare nei confronti del Comune di Messina non sono questi 15 milioni che pensate di avere, che facevano parte sempre degli accordi trilaterali, ma eventualmente sarebbero altre e decisamente minori. Ma soprattutto, siccome una liquidazione non si può protrarre senza fine, la liquidazione è quello stato patologico. Nasce per essere chiusa, poi, appunto, per forza. Una società viene posta in liquidazione quando si decide che deve essere cessata, deve essere chiusa. In questo caso l'ha deciso la legge, perché quando ha costituito l'SRR ha detto: a fine degli ADO si passa all'SRR. Oh. Quindi un liquidatore che deve fare? Deve chiamarsi i creditori e deve dire: tanti debiti, tanti crediti, vediamo. Ho questo, esatto. Mettiamoci d'accordo e chiudiamo. E poi presenta, abbiamo fatto noi. Esatto, presenta un piano al suo socio e dice: guarda, in 3 anni con queste somme, in 3 anni, in 2 anni, in 1 anno, in quel che è, posso definire tutte le mie partite. Ma io vorrei capire perché in 3 anni che io sono stato qui non ho avuto un piano di liquidazione presentato da parte del lato 3 per chiudere definitivamente la partita. Perché evidentemente il liquidatore pensava di aspettare. Ma perché loro dicevano che dovevamo dare noi 15 milioni all'ora e poi abbiamo scoperto perché? Che invece erano solo 9 milioni? Perché? Perché ne avevano a fottere 6 milioni? Non lo capisco. Perché io. A un certo punto, quando si è capito che Messina Ambiente, stiamo parlando sempre degli anni 13, 14, 15, specificatamente 2015, si è capito che Messina Ambiente non poteva più andare avanti, non aveva più soldi, non ce la poteva fare, ormai aveva un'esposizione debitoria impossibile da gestire, si è cercato di fare invece che il fallimento il concordato preventivo fallimentare, cioè una sorta di accordo della società con tutti i suoi creditori. Ognuno si accontenta di un pochino e invece di fallire va in una gestione controllata. In questo accordo che cosa si è pensato di fare? Che il Comune di Messina riconosceva di dover dare 15 milioni di euro ad ATO,
che a sua volta riconosceva di doverne dare 15 a Messina Ambiente, e allora il Comune di Messina delegava Ado, invece che pagare noi direttamente ad Ado, li pagavamo direttamente a Messina Ambiente, e Messina Ambiente estingueva il debito nei confronti di Ado e di Messina Ambiente. Cioè sostanzialmente queste somme giravano. Mi confondia. Era un rapporto trilaterale. Ma sempre gli stessi erano, però. Ma erano sempre gli stessi. Ma rispetto a quello che qua mi dicono 70 milioni, 70 milioni ce li avevano a dare all'erario, certo. Con 15 milioni li avevano a fare, non ho capito. Questa era soltanto per tirare, diciamo, un sospiro di sollievo rispetto ai debiti che avevano nei confronti del Comune. Allora, lo sapete, ora ve la dico io qua la storia qual è. Perché il signor qua, professor Paolo Bastia, è di Bastia Umbra? No, professore Bastia mi pare che sia di Bologna. Ah, non ho idea. Di Bologna, perché? Perché il professore Bastia e l'avvocato Mazzei sono stati anche gli organi del concordato preventivo fallimentare. Cioè quelle che è stato ritenuto carta igienica. E poi sono stati nominati. Ma non curatori. È stato ritenuto carta igienica. È stato bocciato. Bocciato dal tribunale. È stato bocciato dal tribunale. Non sì. So quanti milioni di parcelle c'è in tutta sta storia. È stato bocciato dal tribunale, certo. Assai. Assai. Tutta questa attività che è stata svolta. E certo, conviene continuare così, a tenere in vita le cose senza fare niente. Certo, perché poi cappellazzo paga, vero? Io dico sempre una cosa, ma perché si sbigliano ora? E ora ve lo dico io perché. Perché si è rotto il giocattolo. Lo sapete qual era il giocattolo in tutta sta storia? La... Ancora che pensavano che io ero così coglione che tenevo, che andavo a ripianare, udito dite, i soldi esposti nel piano di riequilibrio di milioni di euro in violazione del divieto di soccorso finanziario. Io nel momento in cui viene dichiarato il fallimento, quindi viene dichiarata carta igienica, questa triangolazione, ma vogliamo attaccare, no, Sam, a chi do volante? Chiaro. E che quindi forse speravano, no? Dopodiché lo sapete perché hanno scritto oggi? Hanno scritto oggi perché abbiamo noi avviato, come socio, la dichiarazione, abbiamo chiesto al liquidatore, sì, curatore, al liquidatore del lato 3, di dichiarare il fallimento. Quindi si rompe il giocattolo, esatto. Cade lo schermo, non c'è più il soggetto giuridico, non è il soggetto giuridico viene dichiarato fallito, che sarebbe qua che fa da tramite in questo scambio pazzesco di cui non ci capemmo niente, ma soltanto che giravano milioni e milioni di euro, si rompe e come un incantesimo si sbiglia il professore Paolo Bastia, si sbiglia l'avvocato Antonino Mazzei, perché? Perché il sindaco De Luca ha caricato un pugno sul tavolo e dice ora basta con queste porcherie, basta, stop. Tempo scaduto! Basta! Cubabio e con certe porcherie. Ecco perché si sono sentiti oggi in dovere di scrivere e di cominciare a spalare fango, non voglio dire merda, sulla mia attività riferita al piano di riequilibrio. Ma finora credo che dovreste arrossire voi su ciò che è stato ritenuto carta igienica. Finora. Quindi calma. Calma con certe espressioni. Chiaro? Dopodiché pensavate che mi volevate intimidire? Ho promesso a mia moglie di non fare più pernacchie e quindi non ve la faccio. Scrivete ovunque, tranquillamente. Noi intanto vi stiamo rispondendo ora stesso, dove elegantemente vi mandiamo a fare in culo. E vi diciamo, piuttosto che minacciare, scrivete alla Corte dei Conti, scrivete alla Procura, scrivete ovunque. Voi scrivete, che noi non vi preoccupate, che sappiamo fare il nostro mestiere. Se pensavate ancora qua di trovare i pirlotti di turno, che avete snobbato per anni, ma io siccome
caro mio, sapevo cosa fare e soprattutto non avevo intenzione neanche di mischiarmi con certe storie. Come vedete sono andato avanti, ho fatto il mio lavoro e voi pensate che dopo che ho combattuto contro altri poteri forti e quant'altro per evitare il fallimento del comune, arrivo e vi aprivo la porta e vi mettevo il tappeto rosso e vi dicevo accomodatevi e prendetevi 70 milioni di euro. Ehi, scusami, ma che titolo hanno questi oggi? E perché fanno il confronto con la transazione che abbiamo fatto con Schipani? Cioè, come si permettono anche a insinuare? Cioè, guardate quanto sono insinuosi. Siccome l'hai fatta con Schipani, non puoi che farla anche con noi. Eh sì. E che abbiamo scritto Giocondo qua? Vogliamo spiegare la differenza? E la differenza cortesemente. È semplice. Schipani, l'impresa Schipani aveva un contratto addirittura stipulato con il Comune di Messina nel 1981, che poi fu oggetto di un... Io avevi a nascere quasi, tu dovevi nascere nell'81 no, forse. No, 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 non scopriamo la tua età, perché tutti pensano che hai 22 anni, 23 anni. Daphne, non deludere i tuoi affascinati, per cortesia. E allora nell'81 forse era nato già minuto, là avanti, va. Io ero nato perché sono del 72. Eravamo tutti piccolini. C'era stato questo contratto tra l'impresa Schipani e il Comune di Messina. Poi era stato oggetto di un ulteriore accordo transattivo nel 1999 e comunque l'impresa Schipani, in forza di questo contratto e di questo accordo, ha continuato a gestire il servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Messina. A un certo punto, quindi c'era un contratto a tutti gli effetti, assolutamente. Ok? Dopodiché? Nel 2010 anche l'impresa Schipani incomincia un giudizio nei confronti del Comune di Messina perché ritiene di vantare delle somme che non le sono state riconosciute per il periodo? Per il periodo pregresso, ovviamente. Cioè? Ante 2010, a partire dal 99, infatti c'è un periodo coperto dalla transazione fino ad arrivare... Questa transazione tra il Comune e Schipani, quando si è fatta? 1999. 1999, chi era sindaco nel 1999? Non è che ora spunta Cateno De Luca, per favore. Controlliamo la Treccani. Allora, inizia questo contratto tra il Comune di Messina era e la Schipani nel 1985, aperto. Ha detto 81. Dopodiché ci doveva essere un termine, poi invece hanno proseguito, non si capiva, mane magica, non lo so, a me non ci interessano queste cose. Fatto sta che nel 1999 fanno un accordo transattivo, fanno un accordo tra il Comune e la Schipani, esatto, dove riconoscono però che cosa in questo accordo transattivo? Riconoscono la tariffa che va applicata per gli interventi che eseguivano. Quindi hanno riconosciuto comunque che le prestazioni erano state effettuate, certo, intanto fino al 1999. Le prestazioni c'erano assolutamente, infatti. Giusto. Il giudizio non chi era sindaco nel 99? Chi era sindaco nel 99? Buh. Infatti il giudizio non riguardava se le prestazioni erano state fatte o non erano state fatte, ma riguardava quanto doveva essere pagato per le prestazioni seguite. E scusa un attimo, che transazione hanno fatto nel 99 allora? Hanno fatto una transazione che riguardava le modalità con le quali dovevano fare queste quindi prestazioni, era perché loro avevano un contratto aperto. Tu ti ricordi questa famosa canzone? Soddi. Cioè viene fatta una transazione senza soddi. Senza soddi, giusto, esattamente. Ecco, e noi paghiamo ora, no? Quindi allora si sono messi d'accordo, ma come era sto sindaco allora? Cioè come si fa una transazione senza soddi? Per la serie, intanto ti riconosco che le prestazioni le hai fatte, bravo, poi chi verrà dopo di me pagherà. Chi era sindaco? Io penso di saperlo. Chi era nel 99 sindaco? Lino Cucè dice Turi Leonardi, Giovanni Lorre dice Genovese. Si capare che dammi il numero all'otto. No, può essere Leonardi, ha ragione lui. Chi? Lino Cucè? Sì. Il maestro di pesce stocca e baccalà. Il 99 dovrebbe essere a cavallo tra Provvidenti e Leonardi. E allora si dovrà vedere la data. A cavallo fra i due. Quindi in base alla data è o Provvidenti o Leonardi. Sì. Guarda, conoscendo Turi Leonardi, che si sarà magari insediato, sicuramente sarà insediato a giugno 99. Non credo che Turi Leonardi, come appena si insediava, andava a fare una transazione del genere. Io onestamente dico, però per carità, tutto può succedere.
Lino Cucè insiste, Leonardo, Lino, sì, voglio un baccalà, me... come lo fai tu, nessuno al mondo. Dall'87 oh. al 90 ma non sì. Che c'entra buon signore, lascia solo stare a buon signore. 90, oh. 93. Sì, va bene, va. Più IVA, eccetera, eccetera. Ok. E allora, se riusciamo, mentre computiamo, a vedere la data di questa transazione da qualche parte? Sì, dall'87 al 90. Sì. Ma che c'entra? Oh, oh. 90. Vediamo la data di questa transazione. Io sarei curioso di sapere. Michele Oteri scrive Provvidenti. Infatti, tra Provvidenti e Leonardo. Provvidenti, no. Scrive. Provvidenti ha fatto il sindaco. Lino Cucè scrive 94-98 Provvidenti. Oh, e allora se è 99 è 90, per forza Leonardo. Perché Lino Cucè, che non si sbaglia mai, come non sbaglia a cucinare un piscistocchio o baccalà, come lo cucina Lino Cucè, numero uno. Fiammi ne vai, fammelo mangiare la nostra antichia piscistocchio, poi ti scordi mia, Lino. 98 maggio 99. E allora... E allora Leonardo. Basta. E allora sì. Il tempo l'ha avuto. Quindi viene fatta una transazione senza soldi, cioè... Aspetta che ora mi stanno dicendo la data. Ok, ora ti controllo la data. Ma nel frattempo spieghiamo il contenuto. Viene riconosciuta alla ditta Schipani che le prestazioni erano state effettuate. Esatto. Ma il comune paga? No. Vai, allora Daphne. Non paga. Daphne, stai dicendo una cosa grave. E non gliele paga, infatti... Infatti che succede? La ditta a un certo punto, l'impresa a un certo punto si stanca di aspettare e dice vabbè, allora faccio causa, se non posso fare in nessun altro modo, non mi vuoi riconoscere le somme, che c'ho il contratto e c'ho la transazione e tu continui a non pagarmi, io... Sì, però la causa l'impresa l'ha fatta nel 2010, è 2010 cioè sì. quando finisce il loro rapporto col comune di Messina. Oh, quindi perché finisce il rapporto, perché poi hanno trovato l'accordo per sciogliere questa data, una cosa sì, complicata, complicatissima. Comunque l'impresa chiuse il rapporto, dice scusami, non vuoi pagare? Glielo diciamo, aveva un cosiddetto contratto aperto. Va bene, un contratto aperto, cavoli loro. Loro potevano intervenire sempre. Oh, questo. Fatto sta un fatto, se io chiudo un accordo pago. Il tema è questo. Male. Quindi giustamente a un certo punto l'impresa... Quindi aspettavate che arrivassi io da Fiume di Nisi, un babbo tuo paese. Un babbo tuo paese. Dici... Un babbo tuo paese aspettavano, pensate un po', tanto pagherà lui. Allora Lilli dice Leonardi 93-94-98-2003, Provvidenti 97-98, dice Lilli. Sì, vabbè, Lilli porta un nuovo pollo per cortesia. Vabbè, guarda, comunque, come ha detto Max, che stasera mangio un caffè perché non sa che carte da guardare. Leonardi ha fatto, vabbè, il 12 agosto 93-94. Sì. Poi, vabbè, il luglio 94, sì, il sì, 98 sì, è stato Provvidenti. Oh. Poi, però se la transazione è del 99 e 28 maggio 98, 29 maggio 2003. E allora se la transazione è del 99 l'ha fatta pure Leonardo. Punto. Basta. Allora completiamo questo discorso, allora, per spiegare a Maffei che parlavamo di due cose diverse, come Mazzei. E quindi che succede? Oh. Allora la società, l'impresa Schipani fa questa causa. Noi resistiamo come Comune di Messina, noi inteso il Comune, l'amministrazione, stiamo parlando del 2010, e cerchiamo di contestare le somme, ma non è che diciamo che loro non ci avevano fatto i servizi, cerchiamo di contestare le somme, cerchiamo di dire che la tariffa non si può applicare come la chiedevano loro, ma nell'altro modo. Quindi per farla breve, il contenzioso si basa solo sulla quantificazione effettiva e non sul riconoscimento delle prestazioni. Certo, ovvio. Quindi il Comune era incastrato già da questo punto di vista, nel senso, erano state fatte una transazione nel 99. L'impresa aveva comunque svolto il servizio, dove l'impresa dice mi dai 100 e il Comune dice no, non te dare 50, manco chiedo, perché comunque non arrivò mai alla conclusione della serie. Ci sono chi ste peggio, i voi? No, chiudiamo qua. No, quello era il periodo dove si diceva semplicemente no e basta. Mai, perché tanto aspettavano o babbo tuo paese, che prima o poi arrivava. Oh. Allora... Poi siamo arrivati alla cosiddetta consulenza tecnica d'ufficio, la CTU, che è sostanzialmente un tecnico che viene nominato dal giudice, che si guarda le carte e per conto del giudice, quindi non è né per l'accusa né per la difesa, per conto del giudice stabilisce quali sono le somme. E quantifica. E guardandosi le carte e tutti gli atti, nonostante le nostre difese, le eccezioni che abbiamo cercato di fare, la prescrizione, tutto quello che vuoi tu,
ha detto 40 milioni sono quello che dovete dare per i servizi resi e 20 milioni si quantificano gli interessi alla data della perizia, perché più tempo passa più poi gli interessi aumentano. Ma dai, fatture non state messe? Certo, là le fatture non state messe. Sicuro? Sì, ma c'erano. Sicuro? Certo. E quindi no, l'interesse commerciale maturava? Certo, c'erano, infatti sono interessi commerciali. Mazzei, Bastia, capisco, no? Bastoi, sì? Bastia. Bastoi. Bastavo, no? Oh. Quindi, quella fattispecie era un po' diversa, diversa da quella qua di fatture da emettere, 17 milioni, da emettere nei confronti di e quindi fatture emesse, ma chiunque anche dal mondo, se non vengono emesse le fatture non c'è manco il riconoscimento comunque della prestazione, e comunque che se è stata fatta o no. E comunque da emettere verso Ado, non verso il comune. Vabbè, va, capemmo. Allora, noi intanto qua abbiamo preparato la lettera, sì. Vi rispondiamo, fate tutto quello che volete, andate dove volete andare, che noi vi veniamo dietro. Va bene, per me rapporti col comune di Messina non ne avete. Lato 3, la nostra volontà è stata quella di dichiararla fallita. Capisco che ora si rompì un giocattolo e sarebbe ora magari che si accendessero i riflettori su come è possibile che si sia generato tra i 150 milioni di euro di debiti tra l'erario, certo, e quelle che vengono vantate nei confronti del comune di Messina, ed è tutto normale in questa città. È tutto normale! Esattamente. E pensate che aspettate sempre un babbo tuo paese. Chiuso qui. Non abbiamo nessun'altra cosa da dirci. Scrivete tutto quello che volete. Per noi la risposta non è la pernacchia, perché ho promesso a mia moglie di non farne più. Però è peggio quello che c'è scritto qua. Conclusione della lettera e salutiamo. Che devo andare a guardarmi queste carte, sono pieno di carte che mi devo controllare. Sto preparando le valigie, signore, il giorno 15 sta arrivando. Per tutto quanto sovraesposto, quindi, non può che respingersi il timore rappresentato da codesta curatela di una paventata lesione della garanzia patrimoniale ai danni dei creditori di Messina Ambiente, derivante dalla sottoscrizione degli accordi con gli altri creditori del Comune. E ciò per due ordini di ragioni. La prima è che per la definizione dei crediti è necessario che gli stessi siano effettivamente riconoscibili da parte dell'amministrazione, nei termini già illustrati e noti anche a codesta curatela. La seconda ragione è che proprio in forza degli accordi già sottoscritti sono state liberate ingenti risorse che hanno consentito all'ente di presentare un'ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio con riduzione della massa debitoria, che consentirà di affrontare anche le ulteriori pretese creditorie allorché le stesse siano munite di un valido titolo di riconoscimento. Distinti saluti. Niu niu e a festa finiu. Vi saluto.